il professore Salvatore Bonfiglio, un professore di diritto costituzionale italiano e comparato sempre all'Università Roma 3. Chiediamo, ovviamente apriamo questa piccola conversazione, intervista, chiedendogli di che cosa ha parlato nel suo intervento. Sì, nella prima parte del mio intervento ho parlato della nuova legge elettorale e dell'impatto che ha la nuova legge elettorale sulla dinamica della forma di governo e anche sull'assetto partitico. Ho cercato brevemente di mettere in luce sia i pregi che i difetti di questa nuova legge elettorale in modo molto sintetico, tenendo conto che è stato certamente frutto di un compromesso, quindi ci sono dei pregi che io considero tali, almeno per esempio il doppio turno, il premio dato alla lista piuttosto che alla coalizione. Ci sono anche elementi critici, per esempio le soglie di sbarramento un po' basse al 3%, che almeno nella prima fase di applicazione della legge fotografano la realtà, che in questo momento è una realtà fatta di tanti piccoli partiti, cioè quindi un'eccessiva frammentazione del sistema partitico, anche se io ritengo che la legge elettorale non debba mai essere pensata per fotografare la realtà, ed è bene che non sia stata approvata in prossimità della fine della legislatura, perché da qui a qualche anno è possibile che cambi lo scenario politico, quantomeno auspicabile, e la legge elettorale, il sistema elettorale in senso stretto, cioè il sistema che trasforma i voti in seggi, ovviamente non può determinare l'assetto partitico, però in qualche modo lo può influenzare. Io credo che forse non subito, ma nel medio-lungo periodo, anche questa legge elettorale possa poi favorire anche la nascita di una forza politica di opposizione capace ovviamente di proporsi come forza di governo, come è giusto che sia. Quindi sono, diciamo, in questa fase mi rendo conto che le perplessità sono legate al fatto che oggi la realtà è molto frammentata del sistema partitico, però se noi guardiamo le cose in prospettiva, io credo che poi si dovrà necessariamente costituire un polo, diciamo, di centrodestra. In questo caso verranno meno quelli che qualcuno ha definito i cespugli, i piccoli cespugli. Quindi ecco, dobbiamo un po' metterlo alla prova, questo sistema elettorale. Credo però che sia esagerato definire questo sistema elettorale un sistema antidemocratico. Se guardo un po' all'esperienza di altri ordinamenti costituzionali, anche di altre democrazie parlamentari mature, noi ci possiamo vedere come pochi giorni fa c'è stato un voto per l'elezione della Camera dei Comuni nel Regno Unito, dove il Partito Conservatore col 36-37% dei consensi ha conquistato il 51% dei seggi, e lì siamo in presenza di un sistema maggioritario. Non è questo il caso, questo forse lo possiamo in qualche modo definire un sistema misto, proporzionale e maggioritario. Ma se noi prendiamo per esempio un'altra esperienza, quella spagnola, nelle elezioni politiche del 2011 il Partito Popolare ha conquistato il 43-44% dei consensi, prendendo il 54% dei seggi. Quindi è fisiologico che al di là della formula elettorale in senso stretto che si intende o che si vuole adottare, ci siano comunque sistemi correttivi che in qualche misura possano favorire la governabilità, la stabilità di governo. Ovviamente in pratica un connubio tra la rappresentatività più ampio possibile, ma anche la governabilità. Certo, giustamente noi dobbiamo fare i conti, come giusto che sia, con la sentenza della Corte Costituzionale numero 1 del 2014, perché dobbiamo
garantire, come dire, affermare soprattutto il principio della rappresentatività. Quel principio va affermato. Quindi tant'è vero che alcune soglie che erano state previste nella prima stesura del disegno di legge prevedevano delle soglie molto alte, e lì sì, l'8% per le forze politiche che non si coalizzavano. Ovviamente è chiaro che lì, ecco, quando dico c'erano evidenti ragioni, evidenti profili di incostituzionalità, ecco lì mi sembravano molto 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 palesi. Dopodiché, come dire, io quello che ho voluto in qualche modo sottolineare è che parlare in questo caso di legge acerbo, di legge truffa, in qualche modo confonde, perché occorre guardare le cose con una prospettiva, diciamo, storico-costituzionale. Quella legge fu bollata legge truffa, cosiddetta legge truffa, fu bollata da Calamandrei, dalla rivista Il Ponte, perché non era un premio alla governabilità, perché era un premio che veniva data a una lista, coalizione di liste, che già avevano una maggioranza e che con quel 15% avevano il 65% dei seggi, quindi una maggioranza tale da poter modificare perfino la Costituzione. Questo è il motivo per cui fu stigmatizzata come legge truffa, non perché ci fosse il premio di maggioranza, ma perché quel premio di maggioranza finiva per, come dire, alterare la Costituzione in senso materiale, e poteva anche, come dire, determinare un mutamento costituzionale. La Costituzione ancora repubblicana era stata da poco approvata, da poco era entrata in vigore, e già c'era chi la voleva cambiare, sì. E allora giustamente con una maggioranza del 65% era in quel momento facile anche poterla cambiare. Ecco perché non c'entra nulla questo premio e questa legge con quella legge truffa. Sì, lei ha accennato in qualche modo alle polemiche che ci sono state. Io volevo ricordare che vengono delle polemiche dal partito che in passato in un'assemblea, se non sbaglio l'unanimità, si era pronunciata a favore di un maggioritario uninominale, che poi se l'è dimenticato. Stiamo parlando del PD. Sì. Beh, ovviamente è chiaro che ogni forza politica aveva il suo modello di legge elettorale, e questa legge elettorale è evidentemente il frutto di un compromesso. Quindi è chiaro che noi dobbiamo semplicemente ragionare sui pregi e sui difetti che pure ci sono, e capire se nel complesso sono prevalenti i pregi sui difetti. Bene, allora grazie al professor Salvatore Bonfiglio, anche con lui in qualche modo ci diamo appuntamento per un colloquio in cui vedremo di analizzare i primi mesi, a seconda di quando capiterà, di questa riforma, se ci saranno altre proteste o altre evoluzioni. Grazie. Grazie ancora.